Un selfie con Maria De Filippi nel giorno più doloroso per quest'ultima, quello del cordoglio. Una foto ricordo di pessimo gusto a pochi metri dalla bara di Maurizio Costanzo. L'ossessione presenzialista dell'autoscatto ha purtroppo prevalso, travalicando il buonsenso e la pietas. Tra le persone sfilate alla camera ardente del popolare conduttore TV allestita in Campidoglio c'è anche chi ha approfittato dell'occasione per chiedere una fotografia alla moglie del defunto. Prima una stretta di mano con le condoglianze dovute, poi quella richiesta opportuna accompagnata dal successivo scatto. Possiamo farci un selfie? Qualcuno l'ha chiesto davvero a Maria De Filippi e lei con discrezione e garbo ha consentito avvicinandosi ai fan. Con quei suoi occhiali scuri indossati per celare con pudore la commozione. Qualcuno dirà che questo è il prezzo della popolarità, di quell'effetto che trasforma i protagonisti del piccolo schermo in persone a noi vicine. Quasi di casa, ma l'empatia e il rispetto del dolore altrui non dovrebbero mai venire meno, soprattutto in occasioni in cui il lutto mostra il volto più umano e fragile di chi lo sta attraversando. Tra i commenti più severi espressi sulla circostanza, quello di Rita dalla Chiesa. Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria, chi lo riconosce lo eviti, per sempre, ha scritto su Twitter la deputata di Forza Italia ed ex conduttrice Mediaset. Uno sfogo spontaneo per quelle scene che molti hanno ritenuto poco rispettose della luttuosa situazione.